Amici di Adere Blog, siamo con Luca Cecconi, Product Manager di HTC Italia, che ci descriverà nel dettaglio le particolarità di questo nuovo HTC M8 presentato oggi a Milano. Ecco qui il nuovo HTC One M8, monoscocca in alluminio, linee molto semplici, ma tutte le spigolosità del vecchio HTC One M7 sono state ammorbidite, quindi un design ancora più comodo ed ergonomico da utilizzare, e inoltre la superficie della monoscocca in alluminio abbraccia completamente il telefono fino al display, quindi la superficie di metallo è salita dal 75 al 90%. La novità di questo HTC One M8 è la Sense 6, che viene lanciata oggi, che vuole avere un approccio più intuitivo, più immediato nell'utilizzo quotidiano del terminale, per cui da schermo spento con il doppio tap io posso accendere il display per vedere le notifiche, l'orario, il meteo e spegnerlo, oppure accedere all'home page scorrendo da destra verso sinistra, al blink feed da sinistra verso destra, oppure andare sull'ultima applicazione aperta, in questo caso il blink feed, scorrendo dal basso verso l'alto, o se metto il telefono in orientamento orizzontale, premendo i tasti del volume posso avviare la fotocamera. Un'altra cosa intuitiva, gesto intuitiva, è la possibilità di rispondere a una chiamata semplicemente portando il telefono all'orecchio, oppure avviare la chiamata vocale scorrendo dall'alto verso il basso. Altra novità che potete notare già dal blink feed di Sense 6 è l'utilizzo dei colori, quindi tutta la parte relativa alle news, alle notifiche sarà di colore verde, la parte relativa alla messaggistica è in blu e la parte relativa al multimedia è in rosso. Colori che posso andare a personalizzare ovviamente nel menu, scegliendo dei temi con dei colori predefiniti o selezionando una versione total black. Quello che posso fare è anche cambiare il tema, o meglio scusate, lo stile del carattere, sempre con delle opzioni predefinite, andando a scaricare da Google Play altri caratteri. L'altra novità quindi del nuovo One è la doppia fotocamera, la duo camera. La camera principale è una camera ultra pixel con sensori da 2 micron, quindi per catturare il 300% di luce in più rispetto alle camere tradizionali, e con un doppio flash LED, temperatura calda e fredda per evitare, diciamo, per ottenere dei colori più naturali, e ovviamente flash a 5 livelli per evitare fenomeni tipo effetto fantasma sulle persone. La seconda camera è sostanzialmente un sensore di profondità che registra le informazioni di profondità dei pixel e consente poi di poterle utilizzare in fase di post elaborazione sulle immagini che ho scattato. Grazie alla doppia fotocamera possiamo quindi registrare informazioni di profondità che posso poi applicare alle foto che ho scattato. Ad esempio posso andare a cambiare il piano di fuoco semplicemente andando a selezionare i diversi livelli dell'immagine, oppure posso andare ad applicare degli effetti particolari con il primo piano rispetto al resto della foto. Posso inserire degli effetti di stagioni, semplicemente con l'orientamento dello schermo la possibilità di salvare la foto da un'angolazione differente con un effetto 3D, oppure non so, diciamo, andare ad applicare degli oggetti sulla foto, oppure effettuare la funzione di copia ed incolla per andare, non so, ad inserire amici
all'interno della foto, ok? Ma non è solamente una novità la camera, diciamo la parte il comparto posteriore fotografico, ma anche la camera frontale. La camera di HTC One è la miglior camera frontale presente sul mercato, una camera da 5 megapixel con un grand'angolo da 88 gradi e ovviamente un'interfaccia per scattare delle selfie in modo facile e intuitivo. Ripeto, 5 megapixel, f2.0, 88 gradi di grand'angolo, si entra anche in 17-18 in una foto con la camera frontale. E poi ovviamente da non dimenticare il doppio speaker frontale, marchio di fabbrica HTC introdotto l'anno scorso con M7, quest'anno la proposizione Boom Sound relativa al suono è ancora migliorata con un 25% in più di potenza rispetto all'M7 e inoltre la possibilità, la gestione diciamo, automatica della equalizzazione di alti, medi e bassi, proprio perché potenza comporta il rischio di fenomeni di saturazione e di distorsione per evitare tutto questo. Come sempre diciamo, un audio spettacolare per un terminale mobile. L'esperienza di Sense 6 ovviamente non è solo quella relativa al telefono stand alone, ma anche al caso in cui stiamo utilizzando una flip cover, per cui vedete la dot view matrix che ci consente di poter vedere diciamo, informazioni relative al telefono attraverso un display a matrice e anche di interagire direttamente con la cover senza aprirla. Ad esempio posso effettuare una chiamata vocale semplicemente trascinando dal basso verso l'alto, come vi dicevo, oppure posso andare a vedere lo stato del profilo audio o anche le notifiche relative a chiamate perse, messaggi, email, allarmi, il tutto senza appunto aprire la cover o rispondere a una chiamata direttamente scorrendo verso il basso, rifiutare il suono. Bene, quindi abbiamo finito, ringraziamo Luca Cecconi, un saluto a tutti per androidblog.it. Grazie a tutti.